Rossi, ben trovati dallo Stadio Olimpico per il derby numero 149 della capitale, una partita importantissima per la formazione giallorossa. C'è già un grandissimo ambiente nello Stadio Olimpico perché oggi la Roma, dopo la vittoria per 4-0 sul Frosinone, può ripartire veramente con una partita sicuramente di diversa difficoltà contro la Lazio, può dare lo slancio per ripartire. Non commettere fallo da rigore, hai visto come siamo saltati a contrastare sia De Rossi che Santon con le braccia attaccate al corpo, anzi addirittura incrociate dietro la schiena proprio per evitare eventuali deviazioni volontarie che però potrebbero ridurre al calcio di rigore. Adesso Zonzi, fuori del palleggio, Pastore tra le linee, palla largo per il shot, attenzione adesso che la rigore prova a calciare, qui c'è l'intervento in una spaccata di Luis Felipe che manda palla in calcio d'angolo, la nostra reazione Faraone, uno sempre molto caldo, uno dei più scappati momento qui accelerato l'intervento coraggioso, devo dire, la rigore anche di Luis Felipe perché poi diventare rischioso, infatti è quello che però fa qua. Una volta riesce a breccare, ma come faccio a farla qua? Ma non ci riesco. Aspetta, mamma accorso. No, io non la faccio fuori, per vergogna. Amore mio, ma devi far perdere tutta questa partita oggi? Un po' per piacere, portami in bar. È in bar. Questo è chiuso. Provo quello che sta qua dietro. Come visto, ripartuta da Daniele Rossi da questa parte. Dai un po', su! Su! Fa fresco, vuoi il giacchetto? C'ho il mantello qua! È troppo importante riuscire a vincere questa gara che è fondamentale per la stagione, fa bene, poi la Champions League. O va il caffè? Subito! È sempre una partita particolare, Olsen. Ma che c'hai, il fiore arziale? Tutto vestito d'azzurro. Lo porti così in giro. Ma no, è una specie di resina. Ma macchi freddo il caffè? Acerbi che ti tocca male, le possibilità di ripartire. Perché ti sei vestita femmina? Ma perché non si può? Vabbè. Oh, comunque sempre Forza Roma, eh? Sempre! Ora ancora De Rossi, lo scambio con Steven Zonzi e poi si va da Manolas. Papà? Che ha suonato la carica prima di questo derby. Dai! Appoggio dietro per Fazio. Dobbiamo vedere De Rossi in cabina di regia. Qui troviamo derby importante. Dai! Per Daniele De Rossi. Andiamo però a mettere il cecchetto, che la gente si stringe. Questo è il tema tattico che ci aspettavamo nella partita, Alessandro. La Roma cerca di impostare, di far girare palla, ma attenzione a non perdere palloni. È notte ma il sole splende già, è la sua luce che colora il mondo, e anche se alle volte non lo vedi più, tu non buttarti giù. Con coraggio inizia il viaggio contro ogni difficoltà, poi con luce tutto cambierà. Sono luce dentro al cuore. Che è sto teatrino, ammazza! Sei stato bravissimo, sei proprio uguale! Namo Lucica, sala operatoria è pronta, su! Mi spiace, scusateci. Sono i cazzini, lì e vai. No, aspettate, manca la parte più importante! Ma pure il vestito si è messo. Su! Non
Non prende. Qua non prende. Ci sarà qualcuno che segue la partita qua, no? Sono uno stupido! Non dovevo fermarmi a fare pipì! Ma gliela cantata tutta! No! Ma che la parte più importante, pa! Io gli avevo promesso! Sei tu che non capisci! Il dottor Bonanno è desiderato in medica mia. Nella metà campo, però una volta che loro passano nel campo, poi bisogna cercare ragazzino, di chiudere tutte le linee di passaggio. Bisogna no, ragazzino, che stavo di là, quello dove stavamo noi, quello di là. Di Luis Alberto, ragazzino, sono là. Quelli che possono inventare la giocata decisiva e sono i loro registi offensivi. E ora si riparte dopo il cooling break. Sono luce dentro al cuore, se tu credi forte in te, se non hai paura mai, vedrai, lontano arriverai. Presto troverai il tuo posto, sì, te stesso ad ogni costo. Allora? Adesso sei pronta? Io sono con te. Sono luce dentro al cuore, se tu credi forte in te. Se non hai paura mai. Se sono chiusi dentro. Vedrai che luce tornerà. Polizia! Amico, chiamo vigilanti, aprite! Ma che siete chiusi dentro? Sta cosa non si fa, è una cosa grave. E tu che hai deciso? Che io me devo perdere il derby? Sono luce dentro al la pressione qui ci rubava il pallone, ma l'avevo fissato da Slay. Lulic, fiondata in avanti, posizione irregolare da parte di Immobile. Sto vestendo dove lei, Postazione con largo anticipo, si è visto che ha mimato, no, il fallo laterale precedente. Ora il colpo di testa da parte di Dzeko, tracoscia, esce, poi palla che rimane lì, ancora capito, cagare!